almeno qualche minuto, però speriamo di farci di qua, di qua. No, di qua, avanti. Gente, benvenuti a Firenze. Cosa facciamo qui? Lo scopriamo dopo la sigla. Allora, siamo super emozionati perché siamo qui a Firenze per un motivo molto molto speciale. Allora, come molti di voi sapete, chi ha visto gli altri video del canale, un mesetto fa circa siamo stati a New York per un viaggio fotografico. Qualche settimana fa mi ha contattato un ragazzo, una coppia proprio di New York, che sono qui a Firenze, ma sono qui per un motivo molto molto speciale. Lui gli farà la proposta di matrimonio proprio qui. Entrambi sono fotografi, lei è molto brava, è una fotografa di matrimoni a New York e tra l'altro mi piace molto, vi lascio qui il link, il profilo, così potete dare un'occhiata. E lui ha una storia molto, molto incredibile, molto interessante, perché lui è un fotografo analogico. Suo papà gli ha regalato una fotocamera analogica quando è deceduto e lui ha portato avanti questa passione di suo padre. Questo è il suo profilo, molto molto bello, io quando l'ho visto mi è piaciuto tantissimo ed ecco, questa è la storia e il motivo per cui siamo qui a Firenze. Quando ci contattano dei fotografi, per noi è molto molto entusiasmante, perché da un lato il livello si eleva molto, si alza troppo e quindi per noi significa molto, vogliamo mettercela tutta, in più per un motivo così importante come una proposta di matrimonio, senz'altro ci rende felici anche noi e allora siamo molto emozionati. Adesso ci dirigiamo verso il punto d'incontro. Lei non sa niente, ok? Io pubblicherò il video sia che lei dica di sì, ma anche se dice di no, ok? Quindi se stai vedendo questo video rimane, perché scopriremo quale sarà la sua risposta e poi faremo un tour fotografico in centro della città, ok? In giro per Firenze in alcuni posti caratteristici. Quindi siamo pronti per iniziare, andiamo. Quindi, essendo lui un fotografo analogico, che è appassionato e molto bravo tra l'altro, ci tenevo anch'io a portare la mia Canon AE1 e regalargli qualche scatto in analogico a loro. Il tempo è fantastico, ok? Voi lo vedete nuvoloso, ma in Emilia Romagna, da dove veniamo noi, c'è un'allerta rossa dappertutto, ci sono alluvioni, frane eccetera, quindi siamo molto contenti che qua non cade neanche una goccia. Quindi adesso andiamo verso l'incontro e poi vi farò vedere anche come scattiamo con l'analogico. Ovviamente ci vorrà un po' per vedere i risultati, ma essendo lui un fotografo analogico e avendo anche una storia interessante, sicuramente apprezzerà anche questo fatto qua. Un altro motivo per cui volevo fare questo video è per condividere con te una cosa che mi ha insegnato l'essere fotografo di matrimoni. Okay? Voi vedete il video così, ma in realtà per essere qui c'è stata una programmazione, una riprogrammazione con l'orario, con il meteo, le tempistiche, essendo anche una sorpresa per lei, lei non sapendo nulla, era anche molto più difficile organizzando tutto lui, in modo che sembrasse una sorpresa anche per lei. Allora, questo è il bello dei matrimoni, perché appunto ci insegna ad adattarci a diverse situazioni. Il tirare fuori il bello di ogni situazione è una disciplina, diciamo una capacità che ci ha dato col tempo, con gli anni, i matrimoni. Tu al matrimonio non sai cosa ti troverai, hai un'idea più o meno della timeline, delle tempistiche, ma non sai effettivamente quanto caldo farà, se ci sarà la pioggia, se non ci sarà. Allora, in situazioni come queste apprezzo molto quello che in questi anni ci ha insegnato la fotografia di matrimoni, perché è un momento veramente importante per la coppia. Sono in Italia, sono qui dall'estero, hanno fatto un viaggio lungo e
mi metto nei suoi panni, fare la proposta in un luogo così romantico come Firenze e affidarci a noi, per noi significa molto, quindi noi apprezziamo molto davvero questo fatto qui, perché effettivamente per loro è importante, lo deve essere anche per noi. Oggi siamo molto grati perché non ha piovuto, ma anche se avesse piovuto avremmo dovuto fare delle belle fotografie, e questo per noi è il punto di arrivo, al di là di pubblicare belle foto sui social, al di là di fare qualche bella fotografia da pubblicare o da condividere, prima c'è la loro storia, ok? Quindi questo è un punto importante che ho imparato e volevo condividere anche con te che stai guardando questo video. Adesso guardiamo un po' il panorama di Firenze. Stiamo arrivando adesso al punto di incontro, tra qualche minuto. Ne approfitto per dirti, se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale. Mi sta piacendo questo di condividere un po' dietro le quinte le storie delle persone che conosciamo. Quindi se ti piace questo tipo di contenuto, attiva la campanella, metti like e adesso noi andiamo verso il punto di incontro e vediamo come andrà a finire. Ecco, lì di fronte abbiamo il Ponte Vecchio e noi ci troveremo lì, vedete? Di fronte a quella chiesa lì. Ovviamente noi faremo finta di niente finché lui non fa la sorpresa. Loro saranno lì, noi documenteremo la sorpresa e dopo ci presenteremo, ci conosciamo e inizieremo a fare il giro fotografico. Quindi finché lei non dà una risposta, noi non entriamo in azione. Allora eccoci qui, siamo al punto di incontro. Non so se siamo quasi agitati come lui, però per noi in realtà è la prima volta che documentiamo una proposta di matrimonio. Di solito non lo facciamo, però veramente il fatto che vengano da New York, da così lontano, abbiano fatto il viaggio, siano qui a Firenze, ci abbiano contattato, essendo due fotografi che gli piace il nostro stile, per noi significa molto, quindi vogliamo dare il meglio, speriamo che vada tutto bene, sicuramente sarà così. Tra l'altro c'è una luce bellissima, sono le 6:40, 6:45 più o meno di sera, quindi c'è una luce davvero fantastica, questo aiuta anche per le foto. Hi, congratulations. Eccola. Another one here. Allora siamo qui con Dan e Stephanie. She said yes. Oh, what is doing? Okay. Congratulations, guys. Adesso andiamo a Piazzale Michelangelo, poi ci spostiamo verso Ponte Vecchio. Se abbiamo tempo facciamo un salto di fronte al Duomo e poi finiamo lo shooting, perché adesso i ragazzi devono festeggiare e andare a cena insieme.
molto molto contento, ovviamente sia per loro due ma anche a livello fotografico. Abbiamo avuto una luce fantastica, una luce delicata, come vedete sono le 8 quasi di sera e si sta veramente bene. E con questo panorama abbiamo salutato la coppia, è andata molto bene, sono molto contento perché è stato uno shooting tranquillo, rilassato, proprio come doveva essere, perché essendo una proposta di matrimonio era inutile avere fretta. Prima ho detto che l'itinerario che avevamo pensato era Piazzale Michelangelo, poi verso Duomo, giro all'interno e poi verso il Ponte Vecchio. Non ce l'abbiamo fatta. Ma va bene così, va bene così, perché loro si sono divertiti, avevano i loro impegni, quindi non c'è stato tempo di fare tutto. Le cose che abbiamo fatto sono andate molto bene, siamo molto contenti, la luce, i dettagli, l'atmosfera che c'era. E poi forse perché c'era previsione di pioggia, non c'era tanta gente, quindi siamo riusciti anche a sfruttare ogni angolo in modo privato, ok, senza disturbare. Senza avere tante persone attorno che loro non volevano, e quindi da questo punto di vista è andata bene, ok? Siamo molto contenti, grazie di essere arrivati fin qua, fino a questo punto del video. Noi continueremo durante questo 2023 a condividere le tappe, i nostri viaggi, non solo per creare contenuto, ma in realtà penso che lo faccio anche per noi, da vedere tra 10-15 anni, vedere tutti questi viaggi che abbiamo fatto e che abbiamo già fatto in passato però non abbiamo mai documentato. Secondo me sarà un bel ricordo anche per noi. Scusate l'audio, ma purtroppo il microfono wireless si è rotto, sto aspettando i contatti dell'assistenza, però che dire, adesso smetto di parlare. Vi ringrazio un'altra volta di essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e ci vediamo in un prossimo video di Pintao Studio.